l'idea di una, così, nel tentativo di voler fare qualcosa di concreto per portare attenzione alle zone che erano state colpite dal terremoto, e al termine di Risorgimarche 2017, visto appunto visti i risultati raggiunti in termini di adesione della gente, di ricadute economiche sul territorio, di persone che hanno potuto mostrare orgogliosamente le proprie bellezze oppure parlare dei loro dolori, dei traumi subiti, siamo qui appunto nuovamente a lanciare la seconda edizione di questo festival che vuole essere una base di partenza, di ripartenza, perché lungi da noi. Io parlo al plurale perché ovviamente questa è un'iniziativa che nasce magari sì da un'idea mia, ma poi nel coinvolgimento ci sono tante persone che ci hanno lavorato e continuano a lavorarci, quindi non è un plurale maiestatis, ma un plurale effettivo. L'idea di quest'anno è di cercare di migliorare ancora quello che è stato fatto l'anno scorso, di portare ancora più presenze rispetto alle 80.000 che sono state misurate l'anno scorso, e quindi insomma forti di questa buona fede, dell'energia che bisogna mettere in una iniziativa del genere, partiamo con la migliore delle intenzioni e contiamo sull'apporto di tutti voi per far sì che si sappia, insomma, che l'informazione di Risorgimarche, che il programma, che la filosofia del festival vengano diffusi e raggiungano un numero maggiore di persone, affinché anche quest'anno si possa continuare a fare dalla parte nostra, vale a dire da parte della società civile, che ovviamente non passa attraverso i canali della politica, no? Che si deve occupare della ricostruzione in senso fisico e di tutte le regole che poi concernono a questo aspetto, che è ovviamente prioritario. Lungi da noi pensare che Risorgimarche possa risolvere i problemi dei terremotati in termini pratici, in termini di restituzione.